caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Anche Giorgia Meloni, dopo Elly Schlein, ci lascia qualche ricordo della sua gioventù di studentessa. Non molti giorni addietro, Elly Schlein ha detto che era una pessima studentessa e adesso, quasi a farle eco, Giorgia Meloni spiega che non era una secchiona. Bene, possiamo dire, credo senza tema di smentita, che non siamo affatto stupiti da queste dichiarazioni, anche perché, con tutto il rispetto per Elly Schlein e per Giorgia Meloni, rispetto che umanamente è massimo, ma politicamente non me ne vorranno, è minimo, le due figure suddette sono, politicamente parlando, di una impreparazione quasi mortificante, soprattutto se le consideriamo in relazione ai grandi politici che hanno attraversato il Novecento, ad esempio se compariamo Elly Schlein a Togliatti o Giorgia Meloni ad Almirante, voi capite che si è prodotto un calo di qualità del discorso politico, della proposta politica e del lessico stesso della politica che è francamente imbarazzante. Indi per cui non ci stupiamo davvero né poco né punto del fatto che sia Elly Schlein sia Giorgia Meloni non fossero rispettivamente grandi studentesse, ero pessima studentessa, ha detto Elly Schlein, non ero una secchiona, ha detto Giorgia Meloni, e non poteva essere effettivamente altrimenti. Più che mai vi è bisogno di rimettere al centro la cultura nella politica, che è il grande assente nel discorso odierno. Tutti i partiti, di destra come di sinistra, oggi sono totalmente disabitati dalla cultura e non per caso producono politici che senza cultura politica blaterano di tutto senza conoscere nulla. È il grado bassissimo. La politica delle acque basse, potremmo chiamarla oggi imperante, ne è la prova tragica e al tempo stesso comica.